siamo da di Gesù e Maria. Abbiamo ascoltato dal Vangelo, prosegue anche in questa 20ª domenica del tempo ordinario il discorso di Gesù. Questa è l'ultima parte che riguarda l'Eucaristia in senso stretto, il pane vivo disceso dal cielo. Domenica prossima sentiremo le conseguenze forti che questo discorso chiaro e anche molto, molto esplicito di Gesù ha provocato, conseguenze possiamo già pronunciare non molto buone, perché molti da quel momento, lo sentiremo domenica prossima, hanno pensato che Gesù fosse fuori di testa, uno che dice se non mangiate la mia carne non avrete in voi la vita, e lo hanno abbandonato. Tanto è vero che sentiremo domenica prossima quello che Gesù dice agli apostoli: anche voi volete andare? Rimangono solo sul pianeta Terra? Ecco, e il resto lo vedremo. Questo per far comprendere che il discorso di Gesù è una provocazione forte, non è una cosa, perché Gesù sta dicendo una cosa, sta facendo un discorso, si chiama un discorso ipotetico della necessità, proprio in termini grammaticali sintattici, cioè se non mangiate la carne del figlio dell'uomo non avrete in voi la vita, punto. Cioè, capite? Cioè, è necessario, non è un optional. Se questo non c'è, quest'altro non ci sarà. Se tu non nutri l'anima con l'Eucaristia, non hai né la vita intesa come pienezza di vita su questa terra e né la vita eterna, perché solo chi mangia la mia carne beve il mio sangue. Gesù dice: io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Allora, io vorrei in questa messa, dette queste cose, fare un passo indietro. Sapete che la prima lettura è sempre collegata con il Vangelo. Oggi la prima lettura ci presenta l'immagine della sapienza con la S maiuscola, che parla e dice alcune cose molto importanti che sono in diretta relazione con quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Anzitutto dice queste parole: la sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue 7 colonne. Numero 7 a che cosa ci fa pensare? Ricordiamo un po' di catechismo. Quanti sono i doni dello Spirito Santo? 7, no? Qual è il primo dono dello Spirito Santo? I primi 2. Sapienza e intelletto, che sono quelli di cui parla. Altra domanda del catechismo: e chi è la casa della sapienza? Chi è la sede della sapienza? Viene in mente qualcuno? Sede della sapienza, prega per noi, Arca dell'Alleanza. È una grande sede della sapienza, anzi la sede della sapienza è la Madonna. Adesso poi vedremo, eh? Quindi, innanzitutto dice che la sapienza si è costruita una casa dove tu la trovi al 100%. Se c'è qualche dubbio, lasciati condurre, entra nella casa dove la sapienza abita, quindi ricorri a Maria e vedrai che piano piano la conoscerai. Comunque, poi dice: ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino, ha imbandito la sua tavola, ordisce un banchetto. Voi sapete che l'Eucaristia, oltre che la rinnovazione e sacramentale del sacrificio della croce, anzitutto e per prima cosa, è anche un banchetto. Beati gli invitati alla cena del Signore, io dico prima di ostendere il corpo di Cristo, no? Ecco l'agnello di Dio. Quindi sta prefigurando quello che Gesù avrebbe fatto. E tra l'altro poi è abbastanza esplicito: venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. Quindi è una chiarissima allusione preventiva, un prodromo di ciò che sarebbe stato l'Eucaristia, di ciò che la sapienza fatta carne avrebbe poi compiuto quando sarebbe sceso sulla terra. E che cosa altro dicono però le ancelle della sapienza? Chi sono le ancelle della sapienza? Ci dovrei essere pure io. Sono tutti quanti coloro che annunciano Cristo, sapienza incarnata. E qual è il loro compito? È invitare le persone a Lui. Cosa dicono? Attenzione: chi è inesperto venga qui, abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza. Ieri sera ho commentato un pochino la seconda lettura, di cui la prima è un ulteriore approfondimento al positivo, che esordisce in questo modo: fratelli, fate molta attenzione al vostro modo di vivere, molta attenzione al vostro modo di vivere. Non è una minaccia, assolutamente, è una esortazione. Allora, qui la sapienza dice: attenzione, chi è inesperto venga qui, a chi è privo di senno e la dice venite mangiate il mio pane, poi abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza. Io vorrei sottolineare questo punto: la via dell'intelligenza. L'intelletto è il secondo dono dello Spirito Santo, che
scende sulla nostra intelligenza che Dio ci ha creato, la nobilita e la rende capace di riflettere non soltanto sulle cose della terra, ma anche sulle cose del cielo. Ora, come mai, non solo a Sermoneta, purtroppo, oggi il banchetto del Signore è semideserto? Voi sapete che c'è stato negli ultimi 50 anni, non posso fare questione, lo spopolamento totale, insomma, delle chiese, Voi sapete che quando fu fatto il Concilio Vaticano II, questo me lo raccontava un buon animo di mio cognato, il cui zio era il cardinale vicario di Roma, il cardinale Traglia, negli anni 60. Quando fece il Concilio, gli uomini di chiesa erano preoccupati perché l'affluenza alla messa domenicale, sentite un po', era scesa in Italia tra il 50 e il 60%. Pensate un po', vuol dire che qui a messa dovrebbero dire tante le domeniche 500 persone. D'accordo? E erano molto preoccupati perché? Perché le percentuali precedenti erano superiori. Negli anni 20 stavamo intorno all'80-90%, anche di più in certe zone d'Italia, di cosiddetti praticanti, cioè di gente che almeno a messa ci andava. E che cosa è successo? Cosa è successo? A mio avviso è successo proprio questo: è successo che gli uomini hanno perso il senno, hanno perso l'intelligenza. E questa è una colpa, questa qui, perché l'intelligenza nostro Signore ce l'ha data per farlo funzionare. Lo capite? Le chiese sono state spopolate, ma tuttora adesso, io ricordo c'è stato un periodo in cui sono stato mandato dal cardinale Petrocchi in un incarico diocesano con gli insegnanti di religione cattolica. Questo è successo fino a 6-7 anni fa. I numeri dei ragazzi che ancora derivano dall'insegnamento della religione cattolica erano alti, tra l'88 e il 90%. Una decina d'anni fa, sono tanti. E le interviste, quanti italiani si dichiarano cattolici? 80-90%. Ma sono cattolici veramente? Cioè, capite, no? Allora, cosa vuol dire usare l'intelligenza? Io mi dichiaro cattolico, io non posso non interrogarmi e dire cosa succede durante le chiese le domeniche mattina, e non solo le domeniche mattina. Perché il catechismo della Chiesa Cattolica dice che se io manco senza un motivo grave alla messa faccio peccato grave, quando non mi sembra che sia tutto sto, perché che sarà mai? Ci deve essere un motivo, no? E come lo capisco il motivo? Io devo pensare, devo forza pensare, capito? Cosa succede qui? E qual è l'antefatto dell'altare? Quando è che Gesù Cristo ha istituito l'Eucaristia? Cosa dirò prima della consacrazione? La vigilia della sua passione, cioè quello che succede qui. Perché questo succedesse, il Figlio di Dio si è dovuto fare uomo, il Figlio di Dio ha sofferto una passione atroce ed una morte orrenda, per che cosa? Per offrire un sacrificio di se stesso che riconciliasse noi con il Padre, mettendoci in condizione attraverso la messa in ogni tempo e in ogni luogo di entrarne in contatto, e per la necessità che le nostre anime fossero nutrite di Lui stesso per tornare a vivere in maniera divina e non schiavi del peccato in maniera umana. Questo è. Allora, quando noi andremo dall'altra parte, io non credo che il nostro Signore semplicemente starà con il registro delle presenze, quante messe si è mancato, qualcuno dice che ci sarà anche questo, ma a mio avviso la cosa principale che ci dirà sarà: figlio mio, tu sei un essere umano, non sei un animale, tu pensi, cosa ci hai fatto con l'intelligenza che ti ho donato? Perché non ti sei mai chiesto che cosa succede veramente? Oppure la seconda domanda: se le cose stanno così e io non ne sei, non, cioè trascuro questa cosa, mi devo chiedere, ma ci credo o non ci credo? Mi capite? Non tutti credono che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, non tutti credono che qui succede qualche cosa di reale, cioè qui non stiamo facendo un rito, capite? C'è un insieme di cose esteriori di un più o meno culto alla divinità non molto ben comprensibile che poi è finito e buonanotte. No, la messa non è questo, è molto di più. Allora, la Sapienza dice: abbandonate l'inesperienza e vivrete. Da cosa viene l'esperienza? L'esperienza viene dall'applicarsi costantemente ad una certa cosa. Dicevo ieri sera, fate buon uso del tempo, dice San Paolo, no?
Che ci faccio io con il tempo che Dio mi ha dato a disposizione? Quanta gente oggi dice, vado a chiedere, come mai che tu non vai mai in chiesa? Sapete la risposta del 99% dei casi? Qual è? Non c'ho tempo. Ma non è vero. Tu usi il tempo in un certo modo, non è che non c'hai tempo, tu non vuoi avere tempo, cioè non c'è voglia. E di questo sei responsabile davanti a Dio, capite? Dici, ma io non mi rendevo conto di che cosa fosse la messa. Ti credo, ma perché non ci hai mai pensato? Perché non hai chiesto? Perché non hai letto? Non ti sei sentito qualche bella predica? Non hai preso il catechismo della Chiesa Cattolica? Dici, ma ci rendiamo conto di cosa insegna anche la Chiesa? Io tra poco, cioè Gesù Cristo scende qui, non è una metafora, capite? Quando do la comunione io dico il corpo è il sangue di Cristo, non questo rappresenta, e voi rispondete amen, cioè così è, d'accordo? Non è un gioco, a questo bisogna pensarci. A mio avviso, cosa è successo in questi anni? Molti nostri fratelli hanno perso il senno, hanno rinunciato a riflettere, si sono buttati in una vita totalmente terrena, non volendo pensare. Questo succede anche in tante altre cose, come quando arriva la morte. Io ho detto 100 miliardi di volte che avrò fatto 250 funerali da quando sono prete, e neanche il 10% delle estreme unzioni. Giustificazione qual è? Non posso chiamare il prete, se no questo si impressiona. Capite? Cioè, se noi non pensiamo alla morte, non è che la morte non viene. Se noi non pensiamo alla morte, la morte viene, ci troviamo preparati. Capite? E ci priviamo di tutti quanti i conforti e gli aiuti che il Signore per noi ha donato attraverso la sua Chiesa, quali sono i sacramenti, gli ultimi sacramenti, il viatico, la stessa unzione, eccetera. Capite? Allora, non pensare, non usare bene l'intelligenza che Dio ci ha donato, questa è colpa gravissima, gravissima, e di cui certamente il Signore ce ne chiederà conto. Quindi accogliamo l'invito della sapienza, andate dritti per la via dell'intelligenza, pensate con calma nel vostro cuore, riflettete, perché il Signore ci tratta da persone intelligenti. Non vuole, perché non dico mai a nessuno che incontro in giro perché non vieni a messa? Perché ti tratta da persone intelligenti, perché se tu non ci pensi, tu stai agendo come una persona sconsiderata. Io sarò sempre qui a celebrare, d'accordo? E non mancherà mai la messa qui fino a quando io ci starò, perché se non ci sto io ci sarà qualcuno, mai. E non è che non manca così, non manca perché so che non deve mancare, è una cosa importante, anche se ci stanno tre persone non fa niente. È compito però di ciascuno riflettere e usare bene l'intelligenza che il Signore ci ha donato. Rivolgiamoci alla sede della sapienza, chiediamole anche aiuto, ecco, che ci prenda per mano e ci aiuti a comprendere, a penetrare sempre più e sempre meglio la grandezza dei doni che il Signore ci ha donato, imparando a farne buon uso, sia per la gloria di Dio, ma anche per il nostro bene e reale benessere. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.